Il presidente della sesta commissione commercio del Comune di Catania, Ludovico Balsamo, ha chiesto il ritiro dell'atto con cui si regolamenta la concessione del suolo pubblico alle attività commerciali per l'allestimento di The Horse. La richiesta del presidente Balsamo è stata votata e ha ottenuto la maggioranza dei voti dei componenti della commissione perché l'atto, già prima del suo nascere, spiega Balsamo, risultava obsoleto ed è giunto all'attenzione dell'organo comunale il 25 marzo scorso senza opportuno confronto con i consiglieri i componenti della Commissione Commercio né con i rappresentanti delle categorie dei commercianti. Dal 6 aprile è in vigore, spiega Balsamo, un nuovo decreto del Presidente della Repubblica che introduce novità importantissime sul rilascio delle autorizzazioni. Numerosi punti della proposta di deliberazione predisposta dall'assessore Nuccio Lombardo sono in aperto contrasto con il nuovo decreto che in sostanza ridimensiona la posizione della soprintendenza predisponendo delle chiare innovazioni che cambiano in toto le procedure da seguire per ottenere l'utilizzo commerciale degli spazi esterni alle attività, modificando e semplificando l'iter burocratico autorizzativo attuale e bypassando in molti casi il parere della soprintendenza. La palla sui The Horse passa adesso nuovamente all'amministrazione che in tempi brevi dovrà esprimersi, considerato che già giovedì prossimo la Commissione Commercio dovrà dare parere definitivo sul regolamento.